Buongiorno a tutti, sono Matteo della Waysoft e in questo video vi mostrerò in che modo è possibile gestire i markup e renderli strumenti estremamente personalizzabili per andare ad effettuare le nostre annotazioni grafiche sui file PDF che apriamo con Bluebeam Revu. Come sapete, all'interno di Bluebeam è presente un'ampia libreria di markup che possiamo trovare di default all'interno di quella che è la nostra sezione Toolchest, dove i markup che di default ci vengono messi a disposizione da parte del software possono essere suddivise in categorie in modo da assegnare ad ogni disciplina o ad ogni figura che collabora al progetto dei markup specifici. Una volta che i markup si trovano all'interno delle librerie, è possibile semplicemente selezionandoli andarli poi ad apporre all'interno del nostro disegno semplicemente con un drag and drop. Quello che però oggi vi voglio far vedere è come è possibile partire da un foglio completamente bianco come quello che adesso ci troveremo davanti per andare a creare dei markup in maniera estremamente personalizzata che potremmo poi andare a salvare all'interno del nostro toolchest per poterlo poi riutilizzare in un qualsiasi altro momento nel momento del markup. Per fare questo possiamo utilizzare gli strumenti che ci vengono messi a disposizione. Possiamo per esempio partire dallo strumento rettangolo e, come vedete, nel momento in cui io creo un rettangolo ho la possibilità di andare a gestire i colori della linea, posso andare a gestire quello che è il concetto di dimensione e opacità. Oltre a questo sarà possibile andare a gestire lo stile, quindi io potrò decidere di effettuare un markup con un tratteggio di questo tipo e ancora andarne a decidere il riempimento in termini di colori. Quindi potrò utilizzare assolutamente tutte le funzionalità per personalizzare a mio piacimento il markup. Addirittura anche il riempimento interno sarà assolutamente personalizzabile in termini di texture e in termini di personalizzazione sul colore. Una volta che io sono arrivato, diciamo così, ad aggiungere tutte le specifiche che mi interessano sul mio markup, non dovrò fare nient'altro che tasto destro del mouse e specificare l'aggiunta al toolchest, andando a scegliere una delle categorie già esistenti. Per esempio, io questo markup che ho appena creato lo voglio andare ad inserire all'interno del toolchest dedicato al QTO. Vediamo così rapidamente che in quella che è la sezione del toolchest QTO io troverò il mio strumento, che sarà quindi facilmente selezionabile e posizionabile all'interno del mio file PDF in pochi semplici click. Ma facciamo un altro esempio, magari utilizzando una base di partenza che non è un semplice triangolo, ma per esempio una casella di testo. Io posso andare a selezionare un'area in cui posizionare un testo e quindi andiamo per esempio a creare questo testo. A questo testo possiamo dare il font che desideriamo e quindi anche qui ampia possibilità di personalizzazione. Possiamo per esempio andare a selezionarne la dimensione, possiamo ovviamente andarne a selezionare il colore. Una volta che abbiamo editato la parte testuale possiamo poi decidere in quale forma dovrà essere raccolto e quindi per esempio noi cerchiamo un cerchio. Anche questo potrà essere personalizzato secondo quelle che saranno colori e tratti caratterizzanti. E una volta terminata la mia selezione, la mia scelta, potrò andare ad aggiungere anch'esso al mio toolchest. E come vedete, anche questo sarà nuovamente utilizzabile e replicabile tutte le volte che voglio per andare ad effettuare le marcature grafiche all'interno dei miei file PDF. Vi faccio un ultimo esempio per farvi capire che è realmente possibile andare a giocare con tutte le linee, le forme che desideriamo, e andiamo a prendere quindi per esempio una polilinea. La polilinea mi permette di andare a creare rapidamente una, tracciare delle righe in maniera tale da creare appunto la polilinea della forma che desideriamo e anche in questo caso andare a caratterizzare la
mia marcatura grafica con delle proprietà, quindi in questo caso abbiamo apposto la terminologia GAS ogni tot centimetri di polilinea, piuttosto che andare ad inserire magari un doppio tratteggio o ancora un tratteggiato modello 4. A questo punto potremmo inoltre andare a selezionare come contraddistinguere l'inizio e la fine della nostra polilinea, sempre in maniera grafica, e anch'essa, con un semplice clic destro, aggiungerla al toolchest. Bene, in questo video abbiamo visto come è possibile personalizzare, partendo da zero, quelli che sono i markup che andremo successivamente ad utilizzare per effettuare le marcature grafiche sul nostro file PDF.